Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nel mio canale In Cucina con Mariana. Oggi sono di nuovo con una nuova ricetta per voi e oggi cucino le melanzane. Questo piatto può essere servito come un contorno, è un piatto molto semplice e ci vuole veramente pochissimo tempo per prepararlo. La melanzana va cotta al forno o lo potete anche cuocere sulla pentola della griglia, quindi potete anche grigliarla e dopo lo condite con la salsina che lo vedrete nel video. Per preparare questa ricetta ci occorre melanzana, sale, 2 spicchi di aglio, olio di oliva extravergine e prezzemolo. Come vedete sono pochissimi ingredienti. Allora, per prima cosa accendiamo il forno prima di iniziare a preparare. Accendiamo il forno per scaldare e dopo andremo a tagliare la melanzana a fettine molto sottili, tipo in questo modo. Vedete, sono proprio sottili. Sono sottilissime. Prendiamo la griglia dal forno e mettiamo la carta forno sopra e mettiamo le nostre fettine di melanzane. E adesso, prima di infornarle, andremo a mettere un filo di olio sopra le melanzane e appena un pizzico di sale. Lo mettiamo al forno per circa 20 minuti a temperatura 250 gradi. Tanto che le melanzane sono al forno per cuocere, andiamo a preparare la salsa. Dunque, tritiamo finamente con olio e la vado a mettere dentro alla ciotola. Altrettanto procedo anche con lo aglio. E metto anche l'aglio nella ciotola. Adesso aggiungo l'olio, un bel po' di olio, diciamo. E aggiungo anche un pizzico di sale. Mescoliamo un tutto e aspettiamo finché le melanzane sono pronte per il... Queste sono le melanzane sfornate. Ok, adesso andremo a bagnare il piatto. Io ho preso un piatto di vetro. Ok. E mettiamo le nostre melanzane. Passiamo sopra il condimento. E continuiamo così con tutte le melanzane. E questo è il risultato finale. Li ho messo in questo piatto perché se non si mangiano tutti possono restare anche per 2-3 giorni nel frigo. Anzi, se voi li preparate adesso e li lasciate nel frigo e li mangiate qualche ora dopo, sono ancora più... Come vedete, ce l'ha un bellissimo aspetto e anche molto buono.